più bell'acqua che si sia mai vista da queste parti. Beh, acqua, che specie d'acqua? Acqua e basta. Non è minerale? No, assolutamente no. Acqua pura. Sic et simpliciter. Acqua di ponte. Bravo. Bello fare, ingegnere. Un mese di ricerche per giungere a un così magro risultato. E con il rischio che abbiamo corso ad essere scoperti e prenderci magari una schioppettata da papà Oriol. Che colpa ne ho io? Ho garantito l'esistenza della fonte, infatti l'acqua è saltata fuori, avete visto voi stesso. Ma che non fosse minerale, questo non avrei potuto prevedere. Ho investito molto denaro in questo affare. Ah, mi dispiace, signor Andermatt, ma l'analisi parla chiaro. Quest'acqua non ha nessuna virtù curativa. È nociva? No, questo no, è assolutamente innocua. Io credo che l'unica cosa da fare sia di ignorare l'esistenza della fonte. Io non rinuncio mai ai miei progetti. Beh, allora io non vedo la soluzione della questione. L'acqua l'abbiamo trovata, solo che non è minerale come speravamo. Evidentemente. No, e questo è il particolare più importante. Per me, no. Volete dire? Che a sapere che non è curativa, siamo solo noi tre. Ah, ma se volete sfruttare questa fonte a vantaggio dei malati, tutti presto scopriranno che quest'acqua non vale nulla. Ma i malati verranno qualunque cosa se i medici sosterranno che l'acqua fa bene. La credulità dei malati non ha limiti. Sì, può darsi, può darsi. Ma i medici? Che diranno i medici? I medici, sì, ecco il punto. Non spererete di imbrogliare anche i medici, no? No, 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 imbrogliarli, no, ma convincerli, sì. No, no, non credo che voi troverete medici disposti ad asserire che quest'acqua fa bene. Ma fa forse male? No, questo no. Allora, se escludete che faccia male, chi può provarmi che non faccia bene? Non oserei affermarlo senza delle prove specifiche. Se dei malati la bevessero convinti che faccia bene, non credete che la forza della suggestione potrebbe aiutarli a guarire delle loro piccole gastriti o comunque a non peggiorare? Non lo escludo. E allora lasciamo che i malati lo credano. Si tratta di un po' d'acqua, dopo tutto, in cui noi verseremo il potere del tutto immaginifico di grandi virtù terapeutiche. Ci basterà avere alleato qualche medico, il resto lo farà la pubblicità del primo guarito. No, ma avrete bisogno, sin dall'inizio, di un malato che guarisca, oppure che sia convinto di essere guarito. Dove lo troverete? Mi basta trovare non un malato che crede di guarire, ma un sano che crede di essere malato. Ah. Rovesciando la proposizione, il risultato non è forse lo stesso. La vostra disinvoltura è francamente sorprendente. L'importante è che sia convincente. Non con i medici, però. Non con me, comunque. Non contateci. Io sono il medico ufficiale, insieme al dottor Honorat, delle terme di Enval. Di quelle vere, quelle che danno acqua veramente curativa. Quanto vi rende il vostro impiego di consulente delle terme? 1200 franchi. Al mese? No, all'anno. Bene, io ve ne darò 1500 se passerete dalla mia parte. 1500 franchi all'anno. No, al mese. Cosa? Al mese? Voi mi dareste 1500 franchi al mese per delle terme che non esistono? Esisteranno e voi mi aiuterete a farle vivere. Beh, se mi dite di sì, vi pago il vostro stipendio anticipato. Un mese anticipato? Un anno. Un anno sono 18.000 franchi. Allora, cosa ne dite? Diciottomila franchi? Io credo che a questa cifra non si può che giurare sulla vostra acqua. Ah, ne sono certo. Allora riempio la signora. Io cedo alla forza del denaro. L'ingegnere mi testimone e scuserà, eh? Non preoccupatevi, è una forza a cui ho ceduto anch'io e sarò l'ingegnere capo delle acque. Ma sapete che a ripensarci meglio, io credo che quest'acqua sia veramente giovevole. Per lo meno a voi due ha già giovato, no? Già.
Gontrano? Gontrano? Sveglia, al lavoro. Lavorare io, ma sei matto? Non ti pago perché tu dorma. Ma hai portato 10.000 franchi? Bravo cognato, ecco un risveglio che mi piace da qua. No, non sono più 10.000. Cosa? Che scherzo è questo? Ritiri la tua parola? Non è degno di un banchiere, io ho mantenuto la mia, ho corteggiato la piscina. Anche Paolo mi ha aiutato con la sorella. Se credi che sia stato piacevole farsi passeggiare sui piedi da quelle due collegiali, ora vieni qua e mi dici che non ci sono più 10.000 franchi. E sono di più? Come ce ne sono di più? Non ho detto di più, anzi preciso. Te ne darò 50.000, ma un patto. Qualsiasi patto, 50.000 franchi non si discutono, si accettano. Si guadagnano? No, oh, naturale, so bene che tu non sei tipo da fare dei regali. Se investi del denaro è solo perché ti renda. Tu sei capace di tirare fuori quattrini da tutto, anche dai sentimenti. Oh, i sentimenti sono l'arma dei deboli. Queste tue lezioni di filosofia pratica al mattino rischiano di rovinarmi la giornata, sai, nonostante tutto io sono un idealista. Perciò vieni al fatto, ma mi raccomando con molto garbo, perché sono sensibile. Ecco, è molto semplice. Devi stringere i tempi con la piccola Carlotta. Cosa intendi dire per stringere i tempi? Dichiararti. Così presto? Oggi stesso. Ma se non sono neanche 24 ore che l'ho conosciuta. Spiegale che sei vittima di un amore improvviso, di un colpo di fulmine. Insomma, inventa quello che più ti pare. Questo è affar tuo, sei tu che ti intendi di galanteria. L'importante è che oggi stesso tu le dica che l'ami perdutamente, che senza di lei non puoi vivere e se ti dice di no sei pronto ad ammazzarti sotto le sue finestre. Ah, piano piano, come corri con la vita degli altri, a me piace vivere. Ma per vivere bene hai bisogno di soldi, denaro non ne hai, dunque devi ricorrere a me. Perciò io ti dico, ti do 50.000 franchi se comprometti Carlotta. Comprometterla? Ah, questo mai. Io sono una persona per bene e non c'è somma al mondo che possa convincermi a ingannare Carlotta. Ma per compromettere una ragazza di provincia basta molto poco. Fatti vedere in giro con lei una sola volta e tutti la riterranno la tua fidanzata. Dopodiché nessuno si farà più avanti per sposarla. E il vecchio Oriol darà il suo consenso. Consenso alle nozze? Ah no, io non mi sento ancora in età di sposarmi. Temo che non lo sarò mai. Cosa vuoi? Mariti si nasce. Bisogna averci la vocazione. Io non mi ci sento tagliato. Ma che nozze? Faccio il paraninfo. Ben altro che mi interessa. Scusa, potrei sapere che scopo ti proponi montando tutta questa commedia dal momento che dovrò recitarla io? No, è cosa che non ti riguarda. Dunque sei avvertito. 50.000 franchi se entro stasera ti avranno visto in giro solo con Carlotta. Non sarà mica facile farla uscire sola di casa. Tu credi che sia facile guadagnare 50.000 franchi? No, intero, intero. Scusatemi, intero. Signor Marchese, ma mi pareva che nei giorni scorsi prendevate mezzo bicchiere al mattino e intero la sera. Sì, infatti, esatto. Ma fino a ieri io ero paziente del dottor Laton. Oggi ho cambiato sistema di cura. Metodo Honorat. Intero al mattino, mezzo la sera. Bene, signor. E voi, signore, sistema Honorat o Laton? Honorat. Allora un bicchiere intero. Come padre, naturale. Ma no, signori miei! Ma per qual motivo prendete tanta acqua al mattino? Per lo stesso motivo per cui voi ce ne facevate bere tanta alla sera. Ah, il dottor Honorat vi ha convertiti al suo sistema. Appunto. Che l'impostore, rubarmi così sfacciatamente i clienti. Ma vi rendete conto che a seguirlo correte il rischio di uccidervi? Addirittura? Per un po' d'acqua. Ma certo, ma non c'è nulla di più pericoloso che una dose sbagliata di acqua. E la pressione? Ah, non avete pensato alla pressione? Veramente no, alla pressione non c'è... Oddio. Lo sapevo. Il mio dosaggio d'acqua invece è frutto di un lungo
minuzioso e coscienzioso studio condotto sul paziente. Il dottore onorario è un superficiale ed un empirico. Sì, sì, è per questo il banchiere, vostro marito, signora, che mi onora della sua stima, mi ha inviato qui per prendermi cura di voi. Per fortuna sono arrivato ancora in tempo. Ah, è mio marito che vi manda. Sì, sì, personalmente, oserei dire espressamente. Bene, allora dal momento che avete tanta dimestichezza con lui, vorreste dirmi di grazia dove si trova in questo momento? Perché è da ieri che non ho il piacere di vederlo. La benevolenza di cui mi onora il signor banchiere non giunge fino ad eleggermi suo confidente. Presumo però che in questo momento egli si trovi impegnato in un'impresa difficile e delicata. Signore, non ci sono impegni, per quanto gravi, che possono impedire a un gentiluomo di dare a sua moglie il buongiorno e soprattutto la buonanotte. Un uomo da pari, signore, un uomo che della notte spesso fa giorno e viceversa. Bene, allora riferite al banchiere mio marito che per non far torto né a voi né al dottor Honorat, io mi asterrò dalla cura delle acque. Finché lui in persona non verrà a consigliarmi sul dosaggio. Molto bene. Andiamo, papà. Dottore. Signore. Dottor Latonna. Dottor Honorat. Sì. E ho sentito. E non è da gentiluomini ascoltare i discorsi degli altri. Ah, è forse corretto portarmi via i clienti? Sì. Questa è concorrenza sleale. Vi denuncerò all'ordine dei medici. No, non siete il tipo che possa dare lezioni di morale professionale. Io vi denuncerò per le vostre interferenze sui miei ammalati. Ah, i vostri malati, come li compiango. Affidare le loro vite alla vostra insipienza. Ma se ci sono degli ammalati candidati al suicidio, sono proprio quelli che si rivolgono alle vostre cure. Non verrei da voi nemmeno per farmi estirpare un callo. Ma io non vi sceglierei neppure per farmi applicare una gnatta. Ciarlatano. Il monitore. C'è rusico. Arsibelle. Scusateci. Caro collega. Amico mio. I nostri malati. Che stupidi. Meritano che li si prenda in giro. E che ci si arricchisca le loro spalle. Pensare che noi si possa essere rivali. Ma dove andrebbe a finire la solidarietà professionale? Ma che il malato muoia. Porca il medico viva! Guglielmo. Siete voi, scusate, non vi avevo visto. Buongiorno. Hai tanta fretta? Sì, ho qualcosa da fare. Quando mai tu non hai qualche cosa da fare? Effettivamente ho poco tempo. E invidio voi che non avete mai niente da fare. Proprio di questo vorrei parlarti. Cioè? Vorrei che tu mi utilizzassi. In che modo? In qualunque modo. Mi annoio. Vorreste lavorare alla vostra età? No, lavorare no. Oramai. Ma potrei svolgere un'attività rappresentativa che non impegni troppo le mie facoltà fisiche. Per esempio? Vedi, la funzione di noi nobili dopo la rivoluzione dell'89 è una funzione purtroppo puramente decorativa. Ma proprio in questo campo si aprono infinite possibilità a chiunque di voi uomini di affari voglia servirsi di noi. Nelle grandi società per azioni, nelle imprese industriali, nelle banche, fa sempre comodo un presidente dal nome illustre e di antica nobiltà, il quale non faccia assolutamente nulla, ben inteso, ma che dia loro lustro e decoro con la sua sola presenza. Perciò, se come mi pare d'aver capito, tu hai qualche progetto sulle acque di qui, non ti fare scrupolo della parentela. Io metto a tua disposizione il mio blasone e 5 secoli di antenati illustri, tra i quali 7 alti magistrati, 3 consiglieri di Stato, 2 scudieri del re, 1 notaio della corona, 2 generali, 1 contrammiraglio e 3 vescovi. Vi ringrazio, ma non ho posti per tanta gente. Io li rappresento tutti. Un posto è più che sufficiente. Gratuito? Boh,
Mi contenterò delle spese di rappresentanza. Che presumo siano piuttosto forti, dato il numero di tutti quegli antenati che vi precedono. Hai gente che non può protestare, non hai che da trattare con me, ecco. È un'idea. Ma per ora il mio progetto è piuttosto vago. Non ho fretta. Volevo soltanto porre la mia candidatura. Me ne ricorderò. Io adesso posso andare. Prego. E buona fortuna. Accetto l'augurio anche a nome del futuro presidente. Il presidente ringrazia. Chi è? Sono io, Contrano, apri. Un momento. Hai paura dei ladri? Non dormo mai con la porta aperta. Bravo, vedo che sei già vestito, così non faremo aspettare le ragazze. Vuoi dire Luisa e Carlotta? No, qui ne conosciamo forse delle altre? Complimenti, hai fatto bene a metterti elegante. Oggi è una giornata campale, dovremo dichiararci alle ragazze. Mi dispiace, ma dovrei sbrogliartela da solo. Cosa? Vorresti tirarti indietro proprio adesso? Lo sai che non sono più in ballo 10.000, bensì 50.000 franchi? Preferisco non accompagnarti. Ah già, tu fai presto. Puoi terre al sole, puoi sempre svendere un podere. Io 50.000 franchi tutti insieme non li ho mai visti, neanche 10.000. Adesso che mi si presenta l'occasione per guadagnarli con un lavoro onesto, ecco che ti tiri indietro. Ma che amico sei? Ma che bisogno c'è che t'accompagni? Oramai Carlotta non potrà dirti che di sì. Non hai più bisogno della mia presenza. Sì, invece. Siamo in provincia, sono due sorelle, non possono uscire sole. Se tu non mi tieni mano con Luisa, io rischio di perdere Carlotta. E se perdo Carlotta, perdo 50.000 franchi. Ma scusa, sai, ma se tu domani spingi la tua corte a Carlotta fino a doverla sposare, io per compiacerti dovrò sposare la sorella. Cosa? Sposarmi io? Se c'è un tipo che morrà scapolo, quello sono io. Conosco molti mariti che parlavano come te. Insomma, ti decidi di aiutarmi sì o no? Questa è l'ora in cui papà Oriola è nei campi con Colosse, le ragazze sono sole. E va bene? Concedimi 5 minuti. Tempo di scrivere una lettera. Va bene, finalmente. Ti aspetto nella hall. Scendi presto, eh? Sì. Bell'amico che sei, ingannarmi sfacciatamente. Sei tu che mi hai ingannato, mi hai detto che mi aspettavi nella hall. Ti conosco, caro, perciò ho aspettato dietro la porta. Ridammi la valigia. Mai, non ho più fiducia in te. Va bene, allora partirò senza valigia. Torni a Parigi? Sì. Va bene, verrò con te. Oh, finalmente. Verrò, ma domani. Come domani? Concedimi soltanto 24 ore. Cosa sono 24 ore? Il tempo di guadagnare quella sommetta da spendere con te a Parigi. Soltanto 24 ore? Soltanto. Parola d'onore? Parola. Qua la mano. Sì. La valigia la tengo io. Va bene, come vuoi. E adesso spiegami, perché vuoi tornare a Parigi? Non riesci proprio a dimenticare Suzette? Se vuoi saperlo, credo proprio di non pensare più a lei. E da quando? Da ieri. Prima ne dubitavo, ora ne sono certo. Ed è proprio per questo che voglio partire. Scusami, ma io non ti capisco. Se veramente l'hai dimenticata, perché vuoi tornare a Parigi e rivedere i luoghi che te la ricordano? Qua non corri nessun rischio. Ne corro uno maggiore. E quale? Innamorarmi. Di Luisa! Figurati. E di chi? Innamorarmi, in genere. Sai che io ho una naturale predisposizione a soffrire spiritualmente. Senti, se proprio non puoi fare a meno di morire d'amore, fallo. Ma dopo avermi aiutato. Te l'ho promesso, quindi ancora per oggi sono a tua completa disposizione. Andiamo dalla ragazza. Calma, calma, come corri. Se credi che sia una cosa così facile, avvicinarla di nascosto dal padre... Hai qualche progetto? Confesso di no. Tu ne hai uno? No, ma poiché devo aiutarti, prima lo faccio e prima me ne libero. Andiamo, ci penseremo per la strada. Prego. Non mi fido. Allora? Niente. Ma che fai? Non ho
sente cosa dicono. Stanno confabulando tra di loro. Bevono? Eh sì. Adesso non più. Come mai oggi tardano tanto ad uscire? Immagino che stiano discutendo qualche affare importante. Soltanto in cantina riescono a raccogliere le idee. Eh già, intanto è mattina inoltrata. E se Paolo e Contrano arrivano? Rischiano di incontrarsi con papà. Te l'immagini la scena? Non mi ci far pensare. Proprio oggi che sono così felice. Sarà una giornata meravigliosa. Come fai a sapere? Ho ricevuto un messaggio. Contrano ti ha scritto? Perché non me l'hai detto? Non hai dunque più confidenza in me? Ma non è un messaggio reale, ma simbolico. Un'altra delle tue fantasie. Non per il fatto che si tratta di un simbolo è meno vero. E se tu non fossi così scettica in queste cose, avvertiresti come me i segni che il destino ci manda. Va bene, va bene. Sentiamo cosa ti manda a dire oggi il destino. Stamane, sul davanzale c'era un pettirosso. Tutto qui. Ma sai che significa? Che aveva fame, povero uccellino, e sperava che tu gli buttassi un... delle briciole. Sempre prosaica, pettirosso al mattino vuol dire amore. Non sei sicura? Sicurissima. L'ho letto in un libro. Ma allora, il simbolo vale anche per me. Perché abbiamo la stessa camera e il davanzale comune. Ma certo, era inutile mobilitare due pettirossi. Perciò vedrai che non passa la giornata senza una buona notizia. L'unico problema è questo. Come dobbiamo comportarci se oggi si dichiarano? Comportarci in che senso? Dobbiamo arrossire. Fingere di non capire. Oppure dirgli subito di sì. Se ci fosse la mamma sarebbe tutto risolto. Ci basterebbe rispondere: signore, parlatene a mamma. Ma noi siamo orfane? Orfane? Ma c'è papà! E grazie al cielo è vivo e vegno. Poiché è sempre ubriaco e impresentabile. Dunque come se non ci fosse. Ecco perché ho detto che siamo orfane. Non vorrei che Contrano si impressionasse male. Se ci vogliono bene, non è una cosa che possa impressionarli. In fondo sposano noi, non la nostra famiglia. No, la nostra non è una famiglia che possa essere ignorata. Sono soltanto due. Ma pesano più di un lungo parentado. A proposito, cosa fanno? Si saranno addormentati. Speriamo di no. Non sarebbe la prima volta. Padre, ho ripensato alla proposta del banchiere. Se tu non sei nemmeno capace di pensare, Colossi, mi dici come hai fatto a ripensare? E io dico, se al banchiere interessa tanto l'acqua di Montoriol, perché l'affare non si può discutere? A lui diamo l'acqua e non ci teniamo il vino. Idiota, ma non capisci che lui vuol mettere l'acqua al posto del vino? E noi vogliamo tenerci il vino. Dunque lui ci paghi l'acqua come se fosse vino e così noi guadagniamo sul vino e sull'acqua. Idiota, e come venderemo il vino se lui vende l'acqua? Ci mettiamo d'accordo, un bel cartello che dice per l'acqua a destra, per il vino a sinistra. L'occhio mi facilecca, padre. Ehi, signor Oriol. Padre, vi chiamano. A quest'ora non ricevo. Signor sindaco. Come privato cittadino potete infischiarvene, ma come sindaco dovete dare udienza. È vero, dimentico sempre che sono la prima autorità del paese. Che volete? C'è l'orario in cui ricevo in municipio. No, non vengo per me, vengo per voi. Bene. Ma se non volete ascoltarmi, dovevo parlarvi di Monte Oriol. Ehi, fermatevi! Avete detto Monte Oriol. Sì, ma se non vi interessa... Non tornate indietro! Cosa c'entrate voi con Monte Oriol? Stamane passavo per Monte Oriol. Oh. Avevo preso quella scorciatoia per giungere prima in paese, all'albergo, dove c'erano due clienti che mi aspettavano perché le pettinassi. Ma venite al fatto, passavate per Monte Oriol. Ci sto arrivando quando ho visto il terreno sconvolto come, come da un terremoto. Cosa? Avete detto un terremoto? Sì. E di che terremoto parlate?
C'erano delle buche nel terreno, come se qualcuno ci avesse scavato a cercarci un tesoro. E c'era dell'acqua che zampillava anche. Dannato banchiere, è stato lui, l'ha detto e l'ha fatto, l'acqua Montoriolo. Andiamo, Colosso, andiamo, muoviti. Bisogna arrivare prima che la voce si diffonda. Sì, ma ormai se lo sa uno, lo sanno tutti. Lo denuncio per violazione di domicilio, per danneggiamento privato e per sabotaggio alla viticoltura. Sì, mandiamo in galera il banchiere. Ma che succede? Dove correte? Affari! Non vi riguarda! Voi restate in casa! E non aprite a nessuno! Volevamo dire, dovevamo chiedervi! Non abbiamo tempo! Ubbidite! E adesso? Eccoci qui, prigioniere! Sempre così... Pensano ai loro affari e basta. E a noi, chi ci pensa a noi? Ma io ci penso, bambine mie. Madame Bonfì, veniamo subito ad aprirvi. Presto, entrate. Eccomi qui. Sapete la novità? Sono innamorati di noi. Vogliono vederci, forse si dichiarano. Ma papà non ce la lascia uscire. Siete prigionieri. Come dobbiamo fare? Dobbiamo disperare. Piano, bambine mie, non vi disperate così. Sono qui per farvi uscire. Via, madame! Basta, basta! Oh, mi fate girare la testa. Fatemi riposare. Volete un cordiale? Una misetta. Un tonico fatto da noi. Dopo. Prima, devo dirvi perché sono qui. Dunque, sapete dove correvano vostro padre e vostro fratello? No. A Montoriol. E sapete chi li ha spediti laggiù? No. Io. Sempre io. E perché l'ho fatto? Perché i vostri innamorati vogliono vedervi. Come lo sapete? Te l'hanno detto loro? Ma sì. Poco fa le terme sono venuti a cercarmi in tutta segretezza. Dobbiamo parlarvi, Madame Bonfì. Mi fa il più alto. Paolo. È a vostra disposizione, miei signori. Faccio io. Ma mi raccomando, in tutta segretezza mi fa l'altro. Gontrano? E che cosa posso servirvi, miei signorini? E allora quelli... Dovete aiutarci a vedere le due belle figlie del signor Oriol. Che cari, che simpatici. E così ci siamo messi d'accordo ed ora il campo è libero. Pensa, vestitevi, che vi stanno aspettando. Ma se torna papà con Colosso? Oh, state tranquilli che per ora non torna. Il terreno di Montoriol è davvero trivellato. Non basterà una giornata buona a vostro padre per metterlo a posto. Dunque avete una giornata tutta per voi. E per i vostri innamorati, naturalmente. Una giornata, che bellezza. Se ci vedono in giro, sapete che scandalo? Beh, tutto al più, se scoppia uno scandalo, vi obbligheranno a sposarli, non è questo che cercate, eh? È vero, avete ragione. E dunque, non esitate, un po' d'iniziativa, diamine. Un'occasione come questa non si ripeterà più facilmente. C'è il caso davvero che vostro padre non vi permetterà più di vederli, i vostri innamorati, fino a quando non sarete dinanzi all'altare per dire di sì. Sì, sì, parlate bene voi. Si capisce che avete esperienza. Beh, bambine mie, esperienza diretta non ne ho, purtroppo, perché ormai mi sono rassegnata a rimanere zitella. Ma ho messo mano in tanti di quei matrimoni e mi sono fatta una tale praticaccia che nessun altro mi può tenere testa. Cosa volete? Io godo della felicità che distribuisco come se fosse la mia. Perciò avanti, spicciatevi e raggiungete i vostri innamorati che vi sono impazienti di rivedervi. E dove ci aspettano? Nel salone delle terme. Oggi ha luogo il solito concerto del giovedì mattina. C'è sempre un po' di confusione e la gente così farà meno caso a voi. Voi potrete apportarli senza dare troppo nell'occhio. Bene, ci saremo, vero Carlotta? Ah, state tranquilli che non accadrà nulla, eh? Sono due giovani da bene, rispettosi delle convenienze e della moralità. Ne garantisco io. E adesso scappo, scappo perché altrimenti le mie clienti sono capacissime di cavarmi gli occhi per averle piantate in alzo. Arrivederci, bambine. Arrivederci. Abbiamo il primo appuntamento. Si sono serviti di Madame Bonfì per non destare sospetti. E sono riusciti ad allontanare papà e Colosse senza comprometterci. Tutto questo è terribilmente parigino.